Allora, buonasera a tutti e benvenuti a questo secondo appuntamento della prima edizione di Calenti Maggio. Questa rassegna culturale fortemente voluta dall'Associazione Culturale Maschere Volto e dal Comune di Mendicino in collaborazione con l'Istituto Comprensivo di Mendicino e la dirigente che è sempre al nostro fianco in tutte le nostre attività culturali, la Biblioteca Pierpaolo Pasolino che ci sta ospitando e l'associazione Urbanet 3.0, nostra compagna di viaggio nelle diverse esperienze che facciamo nell'arco dell'anno. Stasera praticamente siamo qui in compagnia del nostro vice sindaco Angelo Greco. Scusa, ma io non sono di Mendicino. L'assessore Irma Bucarelli, che non c'è per motivi personali, l'assessore alla cultura Margherita Ricci, che è sempre presente anche nelle nostre... Vabbè, io ricordo che in tutte le nostre manifestazioni in compagnia di Irma, lei c'è sempre stata. L'assessore agli eventi Rossella Giordano, che manca anche lei per motivi personali, Stefano Borselli, presente, consigliere delegato alle associazioni, la dirigente scolastica Assunta Morrone, di cui ho già parlato, e il presidente dell'associazione Maschere e Volto, Luigi Gaudio. Quindi, che dire, saluto tutti e vi ringrazio per essere giunti qui in nostra compagnia. E non per ultimi, cioè ultimi per non per importanza, presento l'autore, Riccardo Cristiano, e l'editore Marco Marchese, ma non perché non siano importanti, ma perché stasera sarà loro la scena, sono loro i protagonisti di questo nostro incontro. Infatti Riccardo Cristiano è qui per presentare il suo secondo libro, intitolato appunto La compagnia del lupo e la 40ª porta, nata, come lui stesso dice, per caso da una sua vicenda personale. È un giovane autore calabrese, laureato in lettere moderne, e scrive per la testata La Mezza Terme.it ed è anche il presidente di Liberi.tv, giusto? Sì, sì. Che ringraziamo questa sera perché sarà in diretta. Esatto, sì. Faremo la diretta su Facebook. La diretta su Facebook. È una persona molto impegnata, io l'ho conosciuta semplicemente stasera, però attraverso il suo scritto. E mi arriva un suo credere in quello che sono le parole e i pensieri, e questa potenza, ecco, di credere fortemente nei pensieri e nelle parole le regala attraverso i suoi scritti a tutta l'umanità. Prima di continuare do la parola al nostro vice sindaco. Prego. Allora, buonasera e grazie dell'invito a la dottoressa Irma Guarasci e all'associazione Maschere e Volto, che di concerto con altre associazioni del territorio promuove questa bella iniziativa. Io penso che il merito pregnante di iniziative del genere sta proprio in chi le segue quotidianamente e in chi si adopera quotidianamente. Quindi tutte le associazioni e il mondo scolastico che promuovono, la dirigente Assunta Morrone fa un lavoro importantissimo in questa direzione. Noi come comune possiamo solo ed esclusivamente un po' supportare tutte le attività, e io lo dico da assessore al bilancio del comune, ahimè, che mi occupo di freddi numeri e di quadrature dei conti, e quindi sovente i conti non quadrano, anche per dare sfogo a queste belle iniziative. Io non rubo più tempo e dico che lancio un invito alle associazioni, poi gli interventi da questo punto di vista li faranno meglio di me sia Stefano che il nostro consigliere delegato all'associazione, ma soprattutto l'assessore Margherita Ricci, che è assessore alla cultura e lo fa anche in modo autorevole per il nostro ente, e io lo dico senza piaggeria o lecchinaggio alcuno, che non, assolutamente non mi appartengono. Il mio invito a tutte le associazioni che promuovono questa iniziativa e anche altre è quello di insistere sempre di più, di pungolarci,
di venirci dietro e di stressarci, perché gli eventi culturali e le iniziative culturali non sono un qualcosa di secondario nello sviluppo di un'azione amministrativa e di un'azione sul territorio, ma sono primarie. Poi certamente ci vuole anche l'evento di richiamo, l'evento importante, chissà che noi riusciremo un giorno a portare pure Giovanotti a Cucuzzo e quindi fare un mega evento per come si conviene, o riuscire ad inserirci in un filone che porta, diciamo, anche una certa visibilità. Però le cose importanti partono dal basso e secondo me partono da attività del genere che devono essere seguite e perorate. Noi come amministrazione supporteremo e poi abbiamo, ripeto, due validi delegati. Allora, noi sfondo una porta aperta perché noi siamo molto testardi. Benissimo. Continuiamo a bussare alle vostre porte. E quindi bussate sempre di più, l'amministrazione è attenta. Soprattutto se chiedete poche risorse, grazie. Sì, allora, molte risorse non le chiediamo noi. Però confidiamo molto e ci crediamo, perché siamo sicuri che la cultura è l'unico mezzo per poterci sentire liberi, anzi essere liberi. Benissimo. E quindi ecco perché ci teniamo tantissimo ad essere fautori di queste iniziative. Poi, ahimè, la cultura, come ha detto lei, non porta nessun guadagno a livello economico, quindi forse viene un pochino messa da parte, no? Per la cultura ci sono sempre pochi soldi, mi corregga se sbaglio. Ma non c'è bisogno che ci siano, vado. Però, ecco, noi continuiamo ad essere, come si suol dire, capa tosta, no? Ci riproviamo. Soprattutto noi calabresi abbiamo la testa. Appunto, e quindi da qui nasce proprio questa manifestazione Calin di Maggio, con la speranza di poterla storicizzare, vero dottoressa Guarasci? È d'accordo? Siamo d'accordo. Ecco. No, ma storicizziamo qualsiasi cosa. Eh no, dai, però storicizzare... Noi ci proviamo a storicizzare. Ma lo diciamo in senso anche positivo. Anche perché... Sembrava una critica. La cosa che volevo aggiungere a quello che benissimamente detto prima è che intanto... l'Istituto Comprensivo è molto presente non solo in questa iniziativa ma in una serie di iniziative, e che questa iniziativa è inserita anche all'interno di una veramente storica iniziativa promossa dall'Istituto Comprensivo, che è il Caleidoscopio, che è giunto alla sua dodicesima edizione. Quindi chi dice? Quindi se non perciò, si abbiamo la radice comune Calè, abbiamo la radice comune Calè, che è, significa anche bello, quindi voglio dire. Ma noi non ci chiamiamo solo Caleidoscopio, giusto perché ogni volta lo devo ripetere, e se il libro fosse un Caleidoscopio, però viene sempre in una visione ancora più ampia di quello che potrebbe essere un semplice Caleidoscopio. E poi ringraziamo anche l'associazione IBACHI APS perché ci supportano anche in questa iniziativa. Allora, eccomi qua. Assessore, dopo averla incontrata durante alcune nostre transizioni dopo i laboratori di teatroterapia con la dottoressa Guarasci, perché io l'ho conosciuta in quelle occasioni. Sì, vero, abbiamo fatto delle cose insieme. Vabbè, innanzitutto buonasera e grazie per essere qui. Una cosa la devo dire all'inizio, vedo dei giovani. E questa è una cosa che non può che parlare, cioè... non è vero, li vedo molto convinti, e questa è una cosa positiva, perché finalmente anche i giovani si avvicinano ai libri, questo vuol dire probabilmente pure perché c'è questo giovane autore che poi mi spiegherai, l'ha detto già lei prima, la tua vicenda vissuta, come ti ha portato a questo libro. Io faccio, mi piace scoprire tutte queste cose. L'avvocato del diavolo, anche perché faccio l'avvocato di professione, ecco, in questo e poi anche la stessa, anche del diavolo, anche del diavolo. Vabbè, andiamo, va bene, grazie innanzitutto. Vabbè, i ringraziamenti di rito, grazie ad Imma perché ci ha coinvolto, mi ha coinvolto ancora una volta dopo Telaio, dopo le metamorfosi. Siamo ancora qui a questo meraviglioso Calin di Maggio. Calin di Maggio perché Calin di Maggio, Imma? Perché rappresenta il nuovo,
la primavera e la rinascita. Infatti, non so, anche l'immagine. L'immagine, non solo la rinascita della cultura, ma la rinascita di noi stessi. Perché noi veniamo da un periodo orribile, no? Lo sappiamo, è inutile che ce lo vogliamo ricordare. Il suo libro dalle proprie appennello. Esatto. Niente avviene per caso. Ecco perché all'inizio, perché io non so, ho sentito il suo libro, ecco perché mi è venuto in mente all'inizio, voglio capire quello, perché c'è questa vicenda personale, dove arriva la tua vicenda personale. Dice un periodo orribile, brutto quello del Covid, non so se ne usciremo mai, secondo me no, però noi vogliamo riscattarci, ci vogliamo andare avanti. E come si fa ad andare avanti se non facendo manifestazioni belle di questo tipo? Cioè una primavera di rinascita, la primavera dei libri, il calendario di maggio è quello di Assunta Ipi. Mi confondo perché dovete sapere, vabbè, da non ci sta, cioè da questo momento in poi comincerà tutto un periodo, quindi c'è calendimaggio, calendoscopio, e poi comincerà Libri a Palazzo, che è quella, diciamo, che è la manifestazione proprio del comune di Mendicino. Noi presenteremo promotrice, sì, insieme al sindaco l'abbiamo tra virgolette voluta ed inventata in un pomeriggio di marzo di qualche anno fa, questa è l'ottava edizione. In questo Libri a Palazzo, io ringrazio me perché poi Assunta sarebbe la nostra dirigente, mitica dirigente, da una parte mi dà una mano perché mi aiuta a scegliere i libri, da un'altra parte c'è Imma, Luigi e tutte quante le associazioni che ringrazio sempre perché presenti ogni volta che noi li chiamiamo, presentiamo questi libri di autori, solamente autori calabresi. Noi vogliamo portare avanti, ci sono una serie di giovani che saranno anche questa volta presenti e grandi autori conosciuti come per esempio Gioacchino Criaco piuttosto che Mimmo Eugeni. Quindi abbiamo questa grande forbice dal giovane, dal ragazzo a quello più affermato, ma purché sia calabrese, assolutamente non vogliamo, non li vogliamo, facciamo i campanili, facciamo, sì, vogliamo essere campanili, vogliamo proprio esserlo, sì. E quindi niente, io a questo punto con il maggio, quindi con il rifiorire della primavera e il rifiorire dei libri, della cultura, e speriamo che continuiamo sempre così, con la bellezza, perché è la bellezza sempre che salverà il mondo. Infatti, giusto. L'arte e la cultura ci salveranno da ogni male. Da ogni male. Quindi bisogna fare in modo che anche nei giovani si possa stimolare. Ma viviamo in un momento brutto e ci aspettiamo. Allora, dovremmo dare la speranza e il desiderio di cogliere anche nelle situazioni meno belle qualcosa di bello, perché c'è sempre qualcosa, sempre qualcosa di bello e di positivo. Anche quello di stasera è una cosa bellissima. Bellissima. La ringrazio. Grazie. Allora, la parola a Stefano Borselli, sì, consigliere delegato alle associazioni. Sì. Buonasera. Buonasera, grazie per l'invito, grazie a Imma che collaboriamo spesso. Infatti l'altra sera quando mi ha scritto il messaggio di essere presente qui subito ho risposto presente. Ecco, una prova che noi non ci fermiamo e che possiamo sempre, vero? Grazie all'associazione Maschere Volco, i Baghi, Erbanette, che devo essere sincero, come delegato dell'associazione del territorio di Mendicino, quando il comune ha bisogno e coinvolgiamo le associazioni, tutte le associazioni rispondono presente. Io farei un applauso a loro perché sono Come ha detto anche il vice sindaco stesso, purtroppo viviamo la situazione amministrativa di tutti i comuni, non è semplice, quindi è difficile anche iniziare a fare alcune attività, ma è grazie a loro, grazie alle associazioni che spingendo piano piano si riescono a ottenere degli ottimi eventi. Noi veniamo da 2 anni veramente difficili, complicati, finalmente stiamo vedendo la luce in fondo al tunnel. Questa è la dimostrazione, la presenza e la voglia di rivivere, di riprendere in mano, di cominciare dalla cultura, che è, penso che sia il tassello principale, no? Per abbattere ogni tipo di barriera. Più riusciamo a essere complici tra amministrazioni e associazione, interagire, più riusciamo a fare bene per la comunità, bene per noi stessi. Non mi dilungo troppo, lascio la parola poi a voi relatori. Grazie per l'invito, sperando che questo calendimaggio
possa essere l'inizio di una nuova avventura, quindi di proseguire anche per gli altri anni oppure altre invenzioni. L'amministrazione comunale è sempre presente e ha sempre le porte aperte. Noi ringraziamo e non ci stancheremo mai, di pensare, perché mai. Noi in tutto questo ci crediamo. Assolutamente sì. Grazie. 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 La parola al presidente dell'associazione Maschere Volto, Luigi Gaudio. Io non so cosa dire, perché hanno detto già tutto loro, se non ringraziare voi che siete venuti qua. Vi ringrazio fortemente, perché in effetti tutto è, se c'è comunque qualcuno che ti ascolta, qualcuno che riceve quello che viene detto e quello che facciamo. E noi come associazione, che vi dico, da anni che cerchiamo di fare delle cose, delle cose per il nostro territorio. Lo sentiamo perché vogliamo bene a questo territorio, e a prescindere da tutte le piccole difficoltà o grandi difficoltà che ci possono essere e che ci sono purtroppo, cerchiamo di fare sempre e fare le cose al meglio. A volte ci riesce, a volte non ci riesce, però noi insistiamo. Certo, a Mendicino in realtà ci sono tantissime associazioni, io questo adesso lo dico anche al dottore Borselli, colgo l'occasione perché è qui, ci sono tantissime associazioni, però purtroppo o per alcune volte, non voglio essere una critica alle altre associazioni, o per la poca dimestichezza con come si organizza o come si entra all'interno di alcuni canali, non hanno questo input a poter fare determinate cose, cioè a poter fare delle anche cose minime. Io quello che vorrei, che ho più volte anche chiesto al comune, alle istituzioni, e che venissero dati proprio non si riduce a un discorso economico, attenzione, non lo voglio assolutamente ridurre a una cosa economica, perché viene da sé poi dopo, cioè entrare e fare dei progetti, progettare delle manifestazioni e attingere a dei fondi che vengono sicuramente non dal comune ma magari dalla regione o addirittura anche oltre. Ecco, molte associazioni purtroppo non hanno la capacità di poter progettare, e io quello che vorrei è che il comune, ecco, desse una mano a queste associazioni. Noi diciamo che ci tiriamo anche un po' fuori, perché noi siamo abbastanza autonomi su questa cosa, non perché, torno a ripetere, voglio criticare le altre associazioni, noi siamo forse un gradino più avanti, perché noi, grazie a chi all'interno dell'associazione ci aiuta, grazie ad Assunta, grazie ad Imma, grazie ad altre persone, grazie alle nostre conoscenze che si sono un po' allargate negli anni, ci permettono di progettare, di capire come arrivare e in che modo fare un progetto per avere dei fondi. Questo, vabbè, questo è una cosa che lo abbiamo fatto in modo del tutto in economia, come si dice, tra virgolette, cioè non spendendo assolutamente nulla se non comprare dei fiori, neanche, perché li abbiamo rubati in quinto. E quindi nostra natura. Li abbiamo rubati. Però ecco, secondo me, ecco, c'è bisogno di qualcuno che spinga anche le altre associazioni al risveglio, perché adesso sono associazioni dormienti, cioè non esistono, ci sono, però non riescono a fare. Io più volte in alcuni incontri con il comune ho cercato di invogliarli, di dargli degli input, però alcune volte vengono prese come se
sai, da un'altra associazione vengono prese come se uno volesse fare il Presidente, io, scusa se la interrompo, però volevo dire che quello che dice lei è giustissimo, sì. Però devono essere anche delle cose molto sentite per sì, farle. Sicuramente. E io devo dire una cosa, devo riconoscere che l'associazione Maschere Volti in questo è molto brava, perché io sono qui da Fuscaldo, io non sono mendicinese, mi sono trovata qui grazie ad Imma. E loro mi hanno reso così partecipe dei loro progetti e me li hanno resi così belli e intensi che da Fuscaldo mi parto e vengo qui a Mendicino. Quindi voglio dire, ecco, forse quel gradino in più di cui parlava il Presidente è proprio questo, sì, crederci fino in fondo, andare oltre, andare oltre alla situazione economica, andare oltre a alla visibilità. Cioè loro fanno delle cose, dico noi perché da qualche anno ci sono anche io con loro, solo per la voglia di farli, proprio perché l'arte e la cultura ci rendono le cose più belle, siete d'accordo? Ecco, quindi forse alle altre associazioni, a parte quello che dice il Presidente, manca anche, secondo me, io non le conosco perché ripeto, non sono di Mendicino, proprio questa voglia di crederci e di sentirle proprio in se stesse. Sicuramente, e vabbè, oltre a questo ringrazio l'autore, ringrazio di essere qui perché per noi è un pregio avervi con noi, sentire aver qui la presenza per sentire un libro, per capire cosa dice, che cosa contiene e quello che trasmette. Sta chiedendo un poco troppo perché tutte queste cose spoileriamo dopo. Infatti, no, sì, sì, no. Li ringrazio per questo. Grazie Presidente, grazie. E lascio fare i saluti alla nostra dirigente scolastica che è molto accompagna dei nostri viaggi culturali. Prego. No, io lo saluto velocemente e poi vorrei entrare nel merito chiaramente della lettura, perché io qui oggi non sono in veste di dirigente scolastico, sono in una scrittrice, in una lettrice. No, sono proprio di lettrice. Di lettrice, oh. Vabbè. Io sono qui perché ho letto il libro, perché nel momento in cui mi arriva un libro lo leggo. E quando dicevo stamattina a dei ragazzi che ho incontrato, ho la fortuna di incontrare, che si può scrivere tantissimo, ma bisogna prima essere dei grandi lettori. Questa è una cosa che io ripeto sempre, siamo in una biblioteca, non avrebbe senso in una biblioteca parlare di lettura e poi scrivere e basta. Tra l'altro, quando apri un libro ti accorgi immediatamente se quello scrittore ha letto oppure no. E in genere io quando mi accorgo che lo scrittore non è un buon lettore lo lascio tranquillo, dico vabbè continua per la tua strada, però non abbiamo nulla in comune. Allora in questo dirigente ci addentreremo dopo, adesso prima di proprio di entrare in questo scritto che anch'io ritengo molto bello, e ascoltiamo il prologo dalla voce di Rosalba Guarasci. Prego. Dovrebbe partire la musica. Il bello della Anche questa è musica. Ci sono storie che iniziano senza una spiegazione. Almeno questa è la prima impressione che un essere umano attribuisce all'ignoto, a quello che non si conosce affatto, e a volte a quello che neppure si riesce a immaginare. Mi chiamo Paolo, sono uno psicoterapeuta e abito a Roma. In un quartiere venuto su nel corso della grande espansione edilizia degli anni 50 e 60 del secolo scorso. Sono calabrese e il mio frequente andirivieni degli ultimi anni corre lungo l'autostrada, ma sempre e solo fino al Lago Negro. Poi la mia corsa rallenta e dai Monti Lucani, verso la Valle del Noce, si fa attesa ed emozione. Perché per vedere il mare devi proprio arrivare a valle, quando attraversi il ponte sul fiume arrivi a Tortora. Più passano gli anni e più il richiamo delle mie origini lamitine è forte, come il richiamo del mio mare. Per questo non aspetto mai di arrivare a Falerno per vederlo, ma faccio questa deviazione sul Tirreno cosentino. Praia Mare, Scalea, Diamante, Belvedere Marittimo, Paola, Mantea, fino a fine corsa, Lamezia Terme. Nel mezzo ci sono tantissime altre perle, borghi, storie, arte e umanità. Una ricchezza che se non sei distratto, ti avvolge e ti stordisce.
non ti vuoi, se non ti vuoi legare a questi posti, per sempre, non commettere l'imprudenza di conoscerli. E sarai attratto come da una calamita. Allora, dopo questo piacevole inizio, vero? Cosa ne pensi? Mi pongo ormai nelle vesti di una lettrice comune, io non sono una lettrice come può essere la nostra dirigente, io sono una lettrice un po' così, mi piace leggere però... E non sono qui né per recensire il libro e né tantomeno per dire di che cosa si tratta, semplicemente per destare forse la curiosità in chi ancora il tuo libro non l'ha letto. E chissà, magari un giorno ci ritroveremo di nuovo qui per dire com'è andata la lettura e che cosa ne pensano anche gli altri. Allora, io quello che volevo sapere da te, che cosa ti ha portato a dare questo nome al tuo libro? E perché hai usato la metafora del lupo e del branco per parlare di un sentimento così bello e forte, qual è l'amicizia, in un momento storico in cui si dà tutto per scontato, diciamo, e si affida tutto ai social, nel senso che mentre prima ci si trovava al muretto tra compagni, tra amici, per parlare della giornata trascorsa, dei primi amori, tutto ciò che investe la vita di una persona. Oggigiorno purtroppo, ahimè, si posta su Facebook una foto, sotto si scrive una frase spesse volte presa da un libro. Quindi come mai tu invece hai usato questa metafora del lupo e del branco? Allora, innanzitutto ci tengo molto a ringraziare l'amministrazione comunale di Mendicino e ovviamente l'associazione Maschere e Volto, perché comunque questa è oltre una possibilità, è uno scambio. Lo diceva prima la dirigente scolastica, io prima di essere uno scrittore sono un lettore. Quindi è importante il fatto di creare degli eventi che creino non tanto aspettativa quanto qualcosa che va al di là del libro stesso, perché ti viene la curiosità di leggere, ti viene la curiosità di scrivere. Se tu però hai fatto una semina prima, la dirigente scolastica è, ci diamo del tu assunto, due assunte, siamo in mezzo a due assunte, assunte. Come insegnante voi seminate. Ogni giorno e anche duramente, sì. Oserei dire, però è bello che si possa poi scoprire che magari un vostro studente, prima o poi magari, non so, dopo aver letto, dopo aver appreso, possa scrivere un libro, magari raccontando la storia del proprio paese, della propria vita, del come è stato, magari, non lo so, vivere a scuola. Io ho voluto raccontare attraverso il libro, lo dicevo prima, un periodo che ho passato della mia vita. Io credo molto nell'amicizia. Purtroppo ho incontrato nella mia vita, come spesso capita, sia persone che hanno approfittato, sia persone che invece mi hanno dato il cuore. Io sono un sognatore, di conseguenza credo sempre che l'amicizia esista, come esiste l'amore, come esiste la speranza. E il branco, che poi rappresenta fondamentalmente gli amici del lupo, sono, lo dicevamo prima, non utilizziamo la parola diversi, utilizziamo la parola unicità. Unicità. Il lupo si sente impaurito all'inizio, perché questa sua rabbia che viene dall'interno lo fa sentire diverso in maniera negativa. E prima di arrivare alla ricerca di sé, che poi nel libro lo si capisce, ma sarà ancora più lunga, doveva per forza trovare degli amici o delle persone che lo facessero sentire meno solo. E allora tu trovi il tuo branco, che alle volte può non essere la famiglia, può essere un amico che apparentemente sembra diverso da te e poi in realtà in un determinato contesto ti apre la sua anima. E lui ha trovato persone uniche nel suo genere, nel loro genere, che chi per un verso, io penso per esempio a Fabio, che è un ragazzo che, non so se ne vogliamo parlare adesso o dopo, perché non voglio diciamo spoilerare, ma è una cosa importante, perché nel branco c'è questo ragazzo che si chiama Fabio, che è malato di distrofia muscolare e si costruisce questo suo scheletro che gli permette di camminare. Fabio è esistito veramente, era un amico e per me rappresentava veramente un amico molto importante. E ho deciso di farlo rivivere, quindi il branco esiste, è esistito, e ce ne sono tanti di branchi, diciamo, e tanti lupi, secondo me, in giro, che non sono cattivi,
ma sono dei lupi che sono molto orgogliosi e vogliono seguire il proprio istinto e vogliono difendere magari dalla... alle volte anche, sai, dal lasciare andare le cose, perché noi lasciamo andare tante cose alla politica, le demandiamo, in realtà dobbiamo essere noi a decidere di cambiare tutto. Infatti la cosa che mi ha colpito sempre nel tuo libro è proprio questo, la ricerca, questo lavoro su te stesso, la ricerca di andare proprio all'interno del tuo essere, di accettare in maniera però consapevole quello che sei per offrirlo agli altri, perché nella nostra unicità ognuno ha qualcosa da dare all'altro. E soprattutto, ecco, questa voglia di rendere partecipe il tuo branco, sì, perché è quello che in realtà ti dà la forza. E io, a proposito di questo, voglio dirti, secondo te, tenendo conto sempre del momento storico in cui viviamo, questo tuo modo di sentire l'amicizia e questo tuo libro può in un certo senso sensibilizzare coloro i quali ancora questo sentimento, questi sentimenti così forti non li sentono e non li hanno vissuti, come magari la nostra generazione? Io penso che qualcuno già me lo sta facendo capire, perché poi mi arrivano magari messaggi. La cosa bella magari è anche che io ho messo in ogni capitolo una frase di un autore, è stata, diciamo, pensata questa cosa, che a livello proprio emozionale mi ha lasciato qualcosa. È stato bello magari ricevere dei messaggi di alcune ragazze o di alcuni ragazzi che sottolineavano quelle frasi, ed è bello perché poi attraverso quella frase tu vai a trovare quello che è lo scritto, non lo so, di Herman Hesse piuttosto che di Paulo Coelho, sì. Quindi credo che ci sia la speranza, perché l'amicizia esiste e c'è anche la possibilità di coltivarla. Questo libro nasce anche da questo, e penso che le persone che lo leggono, che lo leggeranno, sono sicuro che capiranno che esiste questa cosa. Quindi per me è dare una piccola dose di speranza a chi magari in quel momento pensa, allora forse un amico o un'amica che la pensa in questo modo e che magari per me farebbe di tutto, sacrificare il tempo, che è la cosa più importante, perché noi pensiamo molte volte che sono i soldi, infatti questo gruppo non interessa, sai, gli oggetti, gli ori, invece c'è un personaggio che invece vorrebbe accaparrarsi tutto. E la cosa importante invece è lo stare uniti, fare una strada insieme, magari nella strada ci si può anche smarrire, ma sai che c'è qualcuno che ti riporta sulla tua via e quando tu hai dei dubbi riesce a farti ragionare, a farti capire che devi seguire il tuo essere, il tuo istinto, perché il tuo istinto è la cosa più importante, perché rappresenta te stesso. Guarda, io penso che questo tuo messaggio arriverà senz'altro, perché è molto sentito e molto forte. Volevo farti ancora un'altra domanda, perché mi ha incuriosito. Come mai, per parlare di questa unicità dell'individuo come un valore aggiunto a quella che è la frenesia e la quotidianità di cui tu parlavi, no? Perché siamo presi tutti dall'orario, dalle varie attività da svolgere, e questo è molto triste perché molte volte non ci lascia nemmeno il tempo per guardare in noi stessi, per renderci conto della persona che abbiamo accanto. Quindi come mai, per fare questo che è qualcosa di molto forte, e sono sicurissima in cui tu credi tantissimo, hai usato l'archeo fantasy come tipo di struttura? Allora, innanzitutto perché ovviamente i protagonisti del libro intraprendono questo viaggio. Nel viaggio ci sono dei manufatti da trovare e questi manufatti servono per arrivare a questa fantomatica 40ª porta. Fantasy perché ovviamente ci sono il personaggio del lupo, che poi in realtà è per metà lupo perché non è un licantropo, quindi non si trasforma con la luna. Cerchiamo di non dire troppo. Non vogliamo spoilerare, però qualcosa la dobbiamo pur dire. Almeno lasciatemi vorrei dire l'assassino, io poi. No. Stiamo giocando a Cluedo, io dico alla dirigente. Ad Assunta, perché ho tante Assunte qua. No, però era importante, diciamo, che ci fosse questo mix di archeologia, quindi di manufatti piuttosto che di luoghi, ecco, di toponimi che io ho nominato e che esistono realmente, a qualcosa che sia fantasy. Fantasy, io direi anche leggendario, perché poi parliamoci chiaro, il mito, la leggenda è fantasy.
Solo che adesso noi lo chiamiamo fantasy, in realtà i nostri nonni le chiamavano leggende quando raccontavano delle storie. Quindi io ho cercato di chiamarlo sì fantasy, raccontando però delle leggende che realmente esistono nei contesti storici dove io ho vissuto, e sono dei collegamenti che poi fanno presentare dei personaggi che poi saranno nel terzo, e nel secondo e nel terzo, perché questa è prevista come una trilogia, e ci tenevo tanto, ad esempio, non so, a parlare della zona di Lamezia, perché avendo fatto delle escursioni lì si parla molto, che ne so, della Ligea, quindi della sirena, piuttosto che del simbolismo delle api, perché ha un senso nel libro stesso, e del simbolo dell'infinito, perché anche quello è un simbolo molto importante che i nostri, diciamo, protagonisti scopriranno cos'è realmente, poi lo scopriranno durante la 40ª porta famosa, che non posso dire dov'è, dove non è. Infatti, tra l'altro lo dico sempre io dopo. Già, quindi la bene. Scelta di ambientare il tuo romanzo in terra di Calabria è non solo per far conoscere praticamente le nostre bellezze, ma anche questo alone di mistero, di magia, di cui è intrisa sia la Calabria che noi calabresi. Ma assolutamente, perché poi tu pensa che ogni volta che mi capitava di andare in un luogo, io sono una persona molto curiosa, quindi se vado in montagna, a Lorica, faccio un esempio, poi mi piace informarmi, chiedere alle persone se esistono, non lo so, perché quel posto si chiama... Noi, per esempio, tra il pubblico abbiamo un amico che si chiama Samuele Torchi, che è stato uno scrittore pure lui, parliamo spesso, quando abbiamo parlato, l'ho messo nel libro, del piano d'Umagaro. Sì, e poi si parla di queste cose, poi magari tu cerchi di avere delle informazioni in più, perché una persona curiosa, sia che sia uno scrittore, sia che sia un semplice lettore, sì, ha voglia di scoprire e sapere. Io dico, ma perché quel posto si chiama, che ne so, Polveracchio? Perché quel posto... Sì, e io lì ho voluto, diciamo, far... puntare l'attenzione alle persone, perché dico, esistono questi posti, tu non li conosci, perché non ci vai? È un motivo per spingere quindi la gente anche a visitare questi luoghi e a conoscere queste persone. E a scoprire quelle leggende che ci sono dietro quei luoghi, perché poi si perdono. Noi lo sappiamo molte volte dagli anziani, non sono scritti nemmeno nei libri. E se tu vai per esempio in un piccolo borgo, puoi trovare un borgo spopolato dove ci sono giusto 10 persone, e trovi la piccola anziana, come succede a noi, che esce fuori di casa e dice, volete un caffè, volete qualcosa, e poi ti racconta cosa c'era prima. Quindi il desiderio di tramandare anche questi saperi, ecco, che altrimenti... Non lasciare disperdere la storia, perché l'importanza proprio sono le persone. Cioè, noi magari abbandoniamo un luogo e lasciamo che quel luogo venga abbandonato, e poi ci domandiamo perché è stato abbandonato. E non è il senso qual è. Invece in quel luogo c'è tanta di quella storia che è stata lasciata per il progresso tecnologico, per la città e per essere, come dire, sicuri del tempo. Invece ci arricchisce. E poi invece decidi di fare una passeggiata in un bosco e ti imbatti in un... quella frazione che può essere Serra Castagna, lì nella zona di Lamezia, e trovi la vecchietta che vestita ancora magari di nero con il grembiule, ti offre una gazzosa o ti dice, ma sai, una volta qui dove c'è una cibbia, la cibbia sarebbe una vasca d'aria, c'era, non lo so, la leggenda che quando siamo fantasy. Ma ci ascoltano anche in Mondo Visione, però ci ascoltano. Quindi dobbiamo spiegare la cibbia. Non bisogna dare nulla per scontato. Ai comuni mortali che la cibbia è una vasca d'acqua, che si usa ancora oggi, per esempio a Cleto, noi lo usiamo per l'irrigazione. Ci sono le leggende, magari, dove dicevano che lì si materializzava una fata, e sono belle, perché... E poi la vecchietta poteva essere la fata, che si era trasformata, che era trasformata. Ma stai spoilerando il libro. Allora, prima di dare la parola alla nostra... La nostra dirigente scolastica si sta comportando male. Alla nostra dirigente scolastica, io vi devo dare tutte le indicazioni. Beh, sì. Ascolteremo altre pagine del tuo libro dalla voce di Maria Claudio. Prego. Devi dirgli la verità. Con me l'hai fatto, dopo 10 anni, ma lo hai fatto. Devi essere onesta con lui. Aveva ragione. Luigi meritava di sapere, ma aveva paura. Paura che mi lasciasse, paura che il peso della mia vita lo avrebbe schiacciato. Così una sera gli chiesi di vederci sul colle dell'infinito. Portai una bottiglia di Armagnac e 2 calici di cristallo. Se fosse andata, avremmo festeggiato.
altrimenti lui mi avrebbe condannato per sempre. Andai a casa sua, lasciai la macchina e proseguimmo con il suo fuoristrada. Gli chiesi di fermarci proprio dove la vista si apre e lo spettacolo diventa unico. Quella sera era buio, si vedeva perfettamente la Via Lattea, uno squarcio di eternità dove tutto ebbe inizio. Lui, ti devo parlare, gli dissi con una voce un po' truce. Una cosa seria che non ti ho mai detto, ma devo farlo. Avrei dovuto farlo un anno fa. Luigi non sapeva minimamente di cosa stessi parlando. Già, doveva essere incredibile la storia del lupo e tutta la vicenda che stavamo vivendo da mesi. Lo sai che puoi dirmi tutto. Davvero, non esitare. Le parole arrivavano libere, come la brezza che quella sera si era alzata al polveracchio. Ogni volta che vedo un luogo, ricordo quanto ci sono stato. Faremo parlare la nostra Assunta Morrone, che avrà tanto da dirci, ma io volevo chiedere la lettrice, questa sera sei nelle vesti di lettrice, volevo chiederti, il messaggio di questa condivisione piena del branco, nonostante venga mantenuta l'unicità dei singoli individui, e questo continuo confrontarsi con qualcosa che non è quello che appare, per salvaguardare il debole, per permettere che non sia prevaricato, è un messaggio che possa essere colto dai giovani, dai ragazzi che leggeranno il libro? Sì. Cosa ne pensi? Un libro io credo che abbia ragione d'essere se lancia dei messaggi. Nel caso della Compagnia del Lupo credo che sia uno dei punti di forza, ecco, li definirei così. Nel senso che il linguaggio utilizzato, ma anche il modo di, diciamo, approcciare al simbolico, perché è un libro pieno di simboli, permette ai ragazzi di ritrovarsi. Ha ragione l'autore quando dice che c'è questa richiesta anche all'esterno di riconoscersi nel gruppo, di riconoscersi nel branco. Il branco è forza, ma anche le singolarità sono forze. È nascosta in questo libro una chiave di lettura che secondo me è fondamentale, perché l'apparenza è il fantasy. Nei fatti, quello che coglie un lettore più affinato è un messaggio più nascosto, subliminare, di appropriazione della propria unicità, diceva l'autore, ma anche delle differenze, del fatto di essere all'interno di gruppi che, che danno fonte di vivibilità a ciascuno, perché da soli non saremmo nessuno. Quindi la diversità con un valore aggiunto. Certo, sicuramente. Che aiuta a migliorare il vivere, non solo certo. Individuale, ma anche credo che sia, ripeto, uno dei punti di forza. Un altro punto di forza è il modo proprio della comunicazione. Intanto dal titolo. Se vuoi entrare nel novero di chi ragiona con il fantasy, utilizzi un titolo che ne può ricordare altri. Ora, io sono, come dire, sempre molto attenta alle copertine, molto attenta ai titoli, ho un'attenzione particolare, perché non scelgo mai un libro per caso. Poi dopo una domanda molto particolare per l'editore. Ci arriveremo, perché poi anch'io avrei delle incertezze che vorrei, insomma, poi non recuperare. Allora, diciamo, La Compagnia del Lupo. Tra noi lettori di fantasy, chiaramente il primo pensiero è al primo libro della trilogia di Tolkien. La Compagnia dell'Anello. Chi conosce bene Tolkien sa che, ad esempio, quel libro non racconta la prima fase, anzi, ritorna in un contesto temporale completamente diverso. E allora forse vuol dire che cominciare dalla Compagnia del Lupo significa intervenire nel contesto di una grande forza fantastica, immaginativa, e ci dice, guardate, sì, c'è il fantasy, però c'è anche di più, c'è ancora altro. E questo mi piace. Un grande io autore... penso che l'autore abbia saputo proprio mixare bene questo. Certo, perché certo. Non è, ecco, questo fantasy però alla fine non è solo fantasy, ma riesce a racchiudere molto altro che va al di là.
Sì, poi questo ce lo dovrebbe dire l'autore. È chiaro che il lettore comincia a far emergere le sue sensazioni. E le mie sensazioni, soprattutto nel linguaggio utilizzato, mi fanno percepire questa attenzione sicuramente al fantasy, che però è uno scenario, non è tutto il libro. Cioè il fantasy serve anche a dare forza alla magia che c'è nelle cose che si verificano. Cioè io posso parlare di magia in un fantasy, ma se parlo in un romanzo storico di magia, qualcuno mi guarda anche di traverso e mi dice perché la magia in un romanzo storico. Nel romanzo storico io ci devo mettere cose reali, concrete, la guerra, la morte, la distruzione. Non arriva qualcuno con un grande potere magico che mi risolve tutto. La situazione. Invece col fantasy io lo posso fare. Soprattutto se quello che sto raccontando è una grande sofferenza, perché c'è tanta sofferenza in questo libro, poi non so quanto questo sia importante, ma è importante perché se la sofferenza si supera, diventa vittoria, diventa sconfitta del male. Ma ti si parla della consapevolezza, certo, questo, della propria interiorità. Tra l'altro c'è una cosa, io credo, fondamentale, i cattivi di questo libro. Partiamo dai cattivi invece che dai buoni. Ci sono i cattivi in questo libro, però sono cattivi che partono col piede sbagliato tutte le volte, come deve succedere ai cattivi. Hanno un atteggiamento che sembra di grande vittoria, di grande rivalsa, però non riescono poi ad arrivare davvero a una vittoria o a una rivalsa. E questa è una cosa che può piacere molto al lettore, perché il lettore ha bisogno di sconfiggere il male, ha bisogno di sconfiggere la cattiveria, ha bisogno anche di ritrovarsi e di sentirsi più forte rispetto alla propria essenza, al proprio modo di essere. Amore, amicizia, fare gruppo, si alternano continuamente. I capitoli tra l'altro sono bellissimi perché sono brevi, non sono, a me questa cosa piace molto, ci sono degli autori che lo fanno in maniera molto consapevole, credo che anche per Riccardo sia stato così, nel senso che fare dei capitoli molto brevi significa lanciare messaggi che vengono colti nell'immediato, non ci si perde. Io leggo il prologo, tra l'altro l'abbiamo sentito prima la splendida voce, no? E devo dire che quel prologo ti entra subito e ti dà, diciamo, come dire, delle grosse capacità di interazione immediata. Quando leggi un prologo di questo tipo, anche se non ha proprio quella voce, ma devo dire che, no, lo ribadisco quanto sia bella quella voce, ma anche senza quella voce, quel prologo ti permette di leggere il resto. Quanti libri noi cominciamo e poi smettiamo di leggere perché non ci piacciono, certo. Mentre nel caso di questo prologo l'autore trova la chiave giusta. Letto il prologo ti viene voglia di leggere più avanti. A un certo punto mi veniva in mente il fatto che quando Dante racconta di Paolo e Francesca, dice proprio Francesca, Paolo non parla, Francesca dice quel giorno più non vi leggemmo avanti, ma perché erano stati uccisi i due poveri amanti, no? E invece sarebbero andati oltre a pensare cosa succedeva a Lancillotto e a Ginevra nella storia. E allora noi abbiamo bisogno di un prologo come quello, perché ci spinge a dire c'è un'osservazione del mondo, voglio vedere cosa ne viene fuori, qual è il mondo che mi viene raccontato. E quindi va benissimo l'escamotage, così come va bene la brevità dei capitoli che seguono. Capitoli tra l'altro che si incausano uno sull'altro, anche troppo velocemente, devo dire. Io ci avrei visto, ecco, questo se devo trovare un unico handicap, sì, la chiamiamo così, è proprio nel fatto che poteva essere un libro molto più grosso, solo che ho l'impressione che l'autore stia facendo anche qui una scelta simbolica, perché vuole andare oltre, ne racconterà ancora di avventure di questa compagnia, per cui ci lancia il messaggio, questa è la prima fase, vedremo. Però ogni capitolo ha la sua ragion d'essere. Voi potreste anche leggere uno, due, tre capitoli, fermarvi, ricominciare. C'è questa grande disposizione anche temporale che è molto interessante. La compagnia del lupo, la compagnia dell'anello, l'ho già detto. C'è un'altra attenzione che io vi chiederei mentre leggete questo libro, e cioè ricercare dei filoni di lettura come se stesse leggendo più libri contemporaneamente. C'è il libro che vi racconta dell'amicizia, ad esempio, del protagonista con gli altri, con alcuni in particolare, Luigi per esempio, no? Luigi ha una fisionomia in questo libro che è molto vicina al sentire comune, anche, non possiamo spoilerare, anche nelle situazioni di grande difficoltà.
Così come per esempio i personaggi cosiddetti minori, quelli che entrano, escono, poi rientrano, perché ce n'è qualcuno che lo vedete all'inizio, lo ritrovate, eccetera. Tutti i personaggi che hanno bisogno comunque di grande collegamento. Quindi, per esempio, uno molto, diciamo, attento potrebbe cominciare a guardare la storia attraverso gli occhi di uno dei protagonisti, non per forza quello principale, mi vanno bene anche i comprimari, e ritrovare anche le memorie letterarie che questi nascondono. Ora ne dico una perché quella non è uno spoiler, ma nel caso del Colle dell'Infinito, che è un altro dei protagonisti, anche se non oggettivamente carnale, ma è un protagonista, ci sta tutta una memoria letteraria che Riccardo non maschera, e anzi ci sta dicendo: guardate, io ho fatto un percorso letterario anche classico, ho messo dentro in questa storia alcune cose che hanno segnato comunque la mia attività, il mio percorso. Infatti mi aspettavo che Giacomo uscisse da qualche parte a un certo punto, per il momento no, aspettiamo il secondo pezzo. Perché ti viene subito in mente, no? Il Colle dell'Infinito, che fai? Banalmente pensi a lui, pensi a Giacomo. Così come sono tante le citazioni. A me piace molto un libro quando non è, diciamo, autoreferenziale. C'è sicuramente l'espressione in un libro di quello che l'autore sente fortemente, ma qui non ci limitiamo ad essere autoreferenziali, anzi, le citazioni sono tantissime, a volte volute, a volte solo accennate, però penso ad Antoine de Saint-Exupéry, ma penso anche ad altre cose che vengono fuori. Tra l'altro su questo io vorrei tanto fare un ragionamento specifico, così come questo non è un libro adatto diciamo ad un'età troppo piccola, troppo bassa. Oggi libri di questo genere, fantasy, li leggono i ragazzi di 13 anni, la media è quella più o meno, no? In realtà io ci vedrei di più, diciamo, uno young adult, no? Fra i 16 e i 22 anni. Però una cosa che coglie subito il lettore anche più giovane è l'attenzione a libri che potrebbero essere invece per una fascia d'età più alta. Antoine de Saint-Exupéry ce lo siamo sorbiti in prima elementare, no, l'ha butto lì, ed è un libro per grandi, sì. È un libro per adulti, nasconde delle metafore, e tu in questo fai lo stesso, tu nascondi delle metafore terribili là dentro. No, lo dico con tutta la voglia di leggere, un libro dove la metafora terribile mi apre per un mondo, perché quando uno dice terribile, ma allora non lo leggiamo il libro, no, il libro va letto, ma proprio perché andate davvero in un mondo completamente diverso. E devo dire, questa cosa, ripeto, mi piace. Mi piace anche la possibilità di non essere così scontati nelle cose che succedono, tranne che forse in un caso, quando devi salvare la vita a qualcuno. Allora lì probabilmente salvare la vita significa anche trovare una soluzione che non sia proprio originalissima. Ma per il resto io credo che ci siano tutte le trame di originalità. Probabilmente si potrebbe pensare ad un long seller, no? Di quelli che comunque hanno più capitoli. Il seriale non è facile da sostenere, chiaramente, no? Nemmeno un killer seriale si sostiene, grazie. Ma a maggior ragione non si sostiene quando è troppo lungo, però in questo caso il desiderio che diventi qualcosa di più lungo sicuramente c'è. Come avviene nei fantasy più famosi. Io ho citato Tolkien, chiaramente, ma ho sfondato una porta aperta, ma pensate ad un seriale come, diciamo, quello delle Cronache di Narnia, piuttosto che ad esempio anche... Anche Harry Potter. Sì, anche se... ecco, io non lo volevo nominare, però l'hai nominato tu, tienitelo, no? Con tutto il rispetto per la Rowling, già ci vedo un mondo altro. Mentre un seriale che tu citi tra l'altro nel libro, perché io i libri li leggo, cioè, no? Come li abbiamo letti tutti stasera, ed è bello arrivare in un posto dopo che hai letto un libro, perché ti senti forte, sai l'assassino, sai tutte quelle cose. Beh, a un certo punto cita Star Trek questo signore, e io lì, tanto di cappello, no? Non mi deludere, lo so che i più giovani di Star Trek sanno poco, ma ci sono in questo momento, forse è il momento in cui si sta rivoluzionando di più, e Star Trek c'ha 4-5 serie, tutte partite, tutte, insomma, la quarta stagione, la seconda stagione, siamo usciti da Picard qualche giorno fa, e io sono una Trek di vecchia data, degli anni 60,
Io ci vedo questa ricerca del superpotere, che tu dici un superpotere che non è nemmeno, figurati, manco quelli di Star Trek, dice a un certo punto, no? Cos'è Star Trek per i più giovani? Forse lo dobbiamo dire. Io credo che sia un franchising tra i migliori mai prodotti al mondo, dal grande Gene Roddenberry, e devo dire che a livello di fantasy, di fantascienza in quel caso, non ha nessun confronto, cioè non mi parlate di Star Wars perché sennò me ne vado, no. E vabbè, però lì è come evitare Juventus, oddio che cosa ho detto, scusate, dice sindaco, mi perdo, proprio, sì, sei caduta, adesso mi fermo, secondo me l'incontro può finire qua. Finisce qua, tu dite luci, così. No, la rosa perfettamente invece un colpo, non colpo. Sono così tornando a Star Trek e tornando alla citazione, anche se è veloce, tu lo fai velocemente, però ci racconta anche una storia un po' più profonda, cioè il fatto che ci sia all'interno di questi filoni l'attenzione su un qualcosa per dire esattamente quell'altra. E io in questo vedo molto Star Trek, cioè vedo la possibilità di dare una spiegazione a quello che accade quotidianamente nel mondo. Quando Star Trek viene utilizzato per lanciare messaggi di pace, no? Io adesso ho lanciato un messaggio di guerra al vice sindaco. Ne pentirai. Sì, 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 ormai ho un nemico. E in realtà ce l'hanno regalato. Ci sono proprio lui. Invece nella Compagnia dell'Anello non c'è nessun regalo, anzi c'è, ripeto, un grande cammino, un grande lavorio. Io non conoscevo Riccardo, conosco diciamo molto della sua storia attraverso il libro, però quello che viene fuori è una storia che ha bisogno ancora di tanto spazio, perché quello che mi piacerebbe che i lettori facessero è di individuare questi simboli che tu lanci. Anche nel finale, che anche lì non spoileriamo, eccetera, e con questa idea dell'infinito, con la quarantesima, tra l'altro c'è Apollinaire, ma in un contesto completamente diverso, che arriva a 9 porte, ma per altre ragioni. Invece nel caso di Riccardo, la quarantesima porta tiene col fiato sospeso il lettore. Questo fa parte di un modello che lascia ben sperare rispetto ad un autore. Perché c'è, come dire, questa costante attenzione a questa quarantesima porta, tra l'altro già citata, per cui non è che l'autore ci sta spoilerando qualcosa, ci sta dicendo, guardate, c'è un cammino, c'è un inizio, c'è un percorso, c'è anche una fine, magari una fine momentanea. Sulle api mi sono ritrovata tantissimo, sia per quanto riguarda il filone, diciamo, egizio, perché tu lo richiami, sia per quanto riguarda la nostra cultura e la cultura del mondo poi in generale, che vede nell'ape la salvezza, diciamo, della natura, insomma, quindi no, un bellissimo messaggio. Però anche l'ape, pensavo che era il vice sindaco che se ne stava andando. C'è comunque, chiudo perché altrimenti la faccio troppo lunga, la possibilità di affidarsi al lettore, la possibilità di affinare anche una tecnica di scrittura che possa poi portare via via più avanti a una trasposizione. Ci vedo molto i fumetti, ancora prima di pensare alla cinematografia. Mi piace moltissimo l'idea di un fumetto, per esempio, anche già dalla copertina questa cosa la vedo, no? Possibile. Per cui buon lavoro Riccardo, mi farà piacere leggere quello che viene dopo, nel senso che l'assassino lo rimandiamo alla prossima puntata, perché già io ho fatto una cosa terrificante adesso. E fra di noi, sai, a me avete ucciso un cuore, però noi siamo fatti per fare pace, quindi poi faremo pace. Grazie Riccardo, no. Prima di proseguire con alcune domande nei confronti dell'editore, ascoltiamo altri pezzi del tuo libro dalla voce di Alessandro Bartoletti.
nell'associazione i dati. La mattina del sopralluogo ci eravamo dati appuntamento alla Gurna di Caronte, una pozza d'acqua sulfurea che tutti alla Mezzia Terme, non solo, conoscevano. Giuseppe, il geologo, ci stava per raggiungere al fine di chiarire meglio la vicenda della roccia a punta. Nel frattempo io, Luigi e Ilaria parlottavamo del più e del meno, anche se la conversazione era incentrata sul simbolo dell'ape notato sul libro di mio zio Vincenzo. Arrivò Giuseppe con uno di quei fuoristrada che farebbero impallidire chiunque se paragonato al piccolo muletto di Luigi. Si presentò stringendoci la mano un tipo davvero non convenzionale, capelli ricci e arruffati, occhiali da sole a specchio e un sorriso che solo quello bastava a fartelo piacere, un ottimismo davvero invidiabile. Ragazzi, mi credete se vi dico che ho portato con me il mondo intero? Ho più apparecchiature io che l'ispettore Gadget. Ilaria confermò la sua passione spiegata per la tecnologia e i chiuriti, come li chiamava spesso. Non badava spese, ma lavorava anche tanto per permettersi cose che nessuno di noi sapeva nemmeno che esistesse. Salimmo tutti sul fuoristrada di Giuseppe e ci dirigemmo nel punto indicato da noi. Giuseppe iniziò ad analizzare ogni cosa con la sua strumentazione. Poi, dopo appena 10 minuti, ci rese dotti, a modo suo, di ciò che aveva scoperto. Wow ragazzi, qui i valori sono fuori scala. Quelle che avete creduto fossero radiazioni, in realtà sono alterazioni della massa critica. Ho rilevato particelle di antimateria, ma soprattutto di antineutroni. Una cosa incredibile. Andiamo a noi. Io vorrei farle una domanda. Premetto che amo... Va bene, allora vorrei farti una domanda. Io amo leggere, ma non sono una lettrice ai livelli della dirigente, cioè a parte che sono anche un poco strana. Leggere un libro, io il libro non lo ritengo un oggetto o una cosa, bensì un amico. Sai, uno di quegli amici che forse con lui ce la intendiamo in questo senso. Ti dice le cose quando altri non sono capaci di farlo, no? Anche in silenzio, anzi è quel silenzio che proprio ti turba, ti fa andare oltre. E non scelgo un libro perché mi viene detto, infatti dicevo, ho fatto un'eccezione per questo libro visto che ero qui a parlarne, quindi l'ho dovuto leggere, ma non vado mai in libreria a comprare un libro che Imma mi ha detto di leggere o meno, quindi vado in libreria. Dipende dai colori, dal modo come è scritto il titolo, all'interno. Se questo libro mi attrae, lo compro, altrimenti non riesco né a comprarlo e né a leggerlo. Allora, chiedo a te, che cos'è che spinge un editore a scegliere un colore anziché un altro, un carattere grosso, grande rispetto a uno più piccolo, l'impaginatura? Nel momento in cui ti trovi, lasciami passare il termine, a confezionare i pensieri di un autore, che è una cosa molto intima, anche se poi sono del parere che ognuno di noi trova in ogni libro un pezzetto di se stesso, io nel suo libro ho trovato tantissimo, quindi ogni volta che leggo un libro dico qui c'è qualcosa che mi appartiene. E tante volte confesso che prima di leggerlo faccio io un mio libro, cioè in base al titolo, all'immagine, ai colori dico secondo me questo libro parla di, poi lo leggo magari sarà tutt'altro, però mi piace questo immaginare quel titolo cosa desta in me. Quindi che cos'è che ti fa confezionare in questo caso i suoi pensieri? Allora, non è una domanda... Buonasera a tutti. E vi ringrazio per essere qui e ringrazio anche alcuni amici che hanno fatto tanti chilometri per essere qui. Vi ringrazio davvero di cuore. Guarda Assunta, mi hai fatto una domanda che non è semplice a cui rispondere, perché le officine editoriali da Caletto, quindi la casa editrice, è nata da poco, è nata nel 2019. Però è una cosa che è stata pensata per 31 anni,
un periodo di incubazione molto lungo. No, un periodo di formazione. Ah, ecco, formazione. Non in tutti i 31 anni, ma per almeno 25 di quei 31 anni io praticamente ho giocato nella mia testa a fare l'editore, ma semplicemente perché ho acquistato tanti libri, ho una discreta biblioteca in questo momento, e poi dopo giocavo a fare l'editore perché loro li guardavo questi libri, li criticavo dal punto di vista tecnico, ok? E quindi questa qui è stata poi dopo un po' la mia scuola, no? Mi piace molto quello che hai detto prima, perché capita anche a me di essere scelto dai libri e non di scegliere i libri. Infatti. Okay. Io quando vado in libreria, per esempio, incomincio a gironzolare, a guardarli. Sì, esatto. Proprio osservare, non guardarli, sì. Perché guardarli è una cosa molto superficiale. Sì. Poi sono libri che ti scelgono. Ti attraggono, esatto. Proprio. Poi, qualche volta ci si sbaglia, voglio dire, io ho il mio personale metro di misura, se il libro non mi cattura e non mi attenzione, non cattura la mia attenzione, più o meno fra pagina 25 e pagina 28 lo lasciamo, lo mettiamo da parte. Sì, viene chiuso e viene messo da parte, vuol dire perché non tutti i libri meritano di essere letti, ma per un motivo molto semplice, vedete, la produzione libraria italiana è talmente vasta, cioè ogni giorno escono centinaia e centinaia di titoli, che anche se uno volesse fare come attività propria soltanto il lettore di professione, quindi leggere da mattina a sera, è matematicamente impossibile leggere tutta la produzione libraria che c'è, che viene prodotta in Italia. In un paese anche come l'Italia, dove al momento sono quasi più le persone che scrivono rispetto a quelle che leggono. Di conseguenza bisogna essere altamente selettivi. E siccome ho incontrato persone che poi si sentono in dovere di leggere dei libri che poi dopo ti fanno tutta la lagna, ma quanto era brutto quel libro, perché a pagina 150 ho trovato questa cosa eccetera eccetera, dice, ma perché perdi tempo? Se non ti piace non ti prende, lo chiude, lo metti da parte, non c'è niente di male, perché i libri ti devono dare qualche cosa, no? In più la nostra vita è talmente limitata che noi dobbiamo scegliere con molta cura questi libri da leggere. Ecco perché io vi ringrazio per essere ad una presentazione, perché le presentazioni sono un valore aggiunto, perché uno conosce un po' di più l'autore, un po' di più il libro, e quindi incomincia ad orientarsi nel dire, ma vale la pena, ma non tanto di spendere i soldi, ma vale la pena di il tempo, di dedicare il mio tempo, perché quello è molto più prezioso. Se mi permetti, noi siamo in un posto dove di libri ce ne sono tanti. Io mi sono ripromesso che ogni volta che io vado in una biblioteca, e oggi sono in una biblioteca, no? Io vorrei rubarvi veramente ma 2 minuti per dire una cosa, per lanciare un messaggio, e lo lancio alla politica questo messaggio. Mi piacerebbe che in Calabria nascesse, e per esempio qui che c'è una biblioteca strutturata ed è aperta, un qualche cosa che in Calabria non c'è, e che è la biblioteca degli autori calabresi. È nata. San Mango d'Aquisto. Ma noi pensavamo anche, ti ricordi, l'avevamo visto anche noi come progetto dell'amministrazione. Chieffalo si chiama il promotore. Chieffalo. Perché? Perché è importante questa cosa? Allora, quando si pubblica un libro, no? Bisogna fare il cosiddetto deposito legale. Quindi la casa editrice deve prendere 2 copie del libro e le deve mandare alla Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze, alla Biblioteca Nazionale Centrale di Roma, e poi in base alla regione dove ha sede legale la casa editrice ha sede legale a Cleto, quindi in provincia di Cosenza, allora nel mio caso 2 copie bisogna mandare alla Biblioteca Nazionale di Cosenza. Ma Stefano Rodotà, che non ha bisogno di tante presentazioni, no? È andato via da poco tempo, che è uno dei nostri più illustri personaggi contemporanei e che è stato prolifico, che ha scritto, e la Biblioteca Nazionale di Cosenza non ha un suo testo depositato, non ce l'ha, ma semplicemente per il discorso tecnico forse ne avrà uno o due, perché Stefano Rodotà ha pubblicato pochissimo con la casa editrice calabrese, e quindi magari tu ti ritrovi i testi di Stefano Rodotà che sono depositati, che ne so, alla Biblioteca Nazionale di Torino, ma non a Cosenza. E questo qui non va bene. No, ecco, in realtà è una nota dolente. È certo che è una nota dolente, e questa cosa qui andrebbe corretta, perché voglio dire,
la produzione calabrese è giusto che sia nota e che venga organizzata. Chiusa diciamo, questa parentesi qua, gli accorgimenti tecnici che ci sono su questi libri sono degli accorgimenti tecnici, ad esempio la carta, ok? Voi noterete che i libri della casa di Chiari Nostra, questo libro qui, non è stampato su carta bianca. C'è un motivo preciso, meno male, perché la carta bianca riflette la luce, invece quel tipo di carta lì la assorbe la luce e non ti stanca gli occhi. Anche un carattere, è utilizzato un carattere, questo è un carattere semplicissimo, che conoscete tutti, il famoso Time New Roman, che utilizziamo di default sul famoso Word. Allora diceva, beh, ci sono dei caratteri molto più belli, però ci sono dei caratteri talmente belli che la I e la L minuscola si confondono. E quindi la lettura diventa... E quindi invece è un carattere leggibilissimo, perché... c'ha tutte quante lineari, intellegibile, dove tu non ti puoi confondere, quindi la lettura va avanti spedita. La tecnica dei capitoli piccoli, molto apprezzata da Assunta, la nostra dirigente scolastica, e beh, anche quello lì è un barbatrucco, se vogliamo, no? Perché naturalmente il capitolo piccolo ti invoglia a leggere 5, 7, 8 pagine, dice, beh, è finito. O tu sei arrivato lì e sono le 11 e ma dice, ne leggo un altro. Ma sì, perché alle 11 tu tanto dura 5 minuti. Quindi lo posso fare. Alle 11:10 vado a dormire. E poi però ti ritrovo alle 2:15 che stai ancora là. È vero, è vero. Ma io l'ho apprezzato anche per un'altra ragione, perdonami se ti interrompo. Perché mi è capitato in pochissimo, in un lasso di tempo breve, di trovarlo in due libri. Tra l'altro, adesso ti faccio l'esempio del libro per dire come questa cosa è apprezzabile in una casa editrice nata nel 2019, avendola già trovata in una casa editrice nata ormai tantissimi decenni fa, che è la Mondadori, sì, che pubblica un libro di Luigi Garlando sulla famiglia Panini, che è un librone da, diciamo, un bel po' di pagine, e che in questo tomo sceglie la narrazione per piccoli capitoli, per capitoli brevi, che è un ottimo escamotage, perché richiama alla lettura un po' più di gente di quella che abbiamo citato fino ad ora, perché se non abbiamo troppi lettori non è solo demerito dei lettori, è anche demerito di chi scrive. Sì, questo sicuramente, però sì, anche quei capitoli lunghi magari fanno perdere anche l'attenzione, però anche il discorso di distribuzione, perché non voglio essere presuntuosi, ho fatto una ricerca fra i lettori della casa editrice e posso vantare il fatto che più o meno il 70% delle persone che acquistano un libro delle officine editoriali del Canetto, e quindi anche il libro di Riccardo, non sono persone che abitualmente frequentano la libreria, sono nuovi lettori. Però. E non è male, però. E non è male, infatti. È interessante. Vuol dire recuperarli da un altro filone. Esatto. Poi la scelta degli autori, cosa pubblicare, cosa non pubblicare, vabbè, potrei raccontare alcune retroscene, adesso lasciamo stare, nel specifico di questo libro e anche magari del precedente. Però la scelta, voglio dire, degli autori, la scelta degli autori di cosa pubblicare deriva dal fatto che come casa editrice io ho fatto una scelta, ed è la scelta di non essere una casa editrice a pagamento. Cioè, se tu oggi hai iscritto... Beh, non è poco. Merito un applauso. Allora, oggi ci sono tante persone che scrivono e chiunque può pubblicare. Quindi vai su internet, trovi l'elenco di tutte le case editrici possibili e immaginabili, scrivi. Se paghi, non c'è nemmeno una redazione che ti guarda se tu lì dentro... Se la grammatica è corretta, se ci sono dei refusi, è più come andare in tipografia, cioè forse una stamperia, anche non troppo di qualità, che toglie valore. E adesso io non voglio offendere, voglio dire, i miei colleghi che poi dopo se ne rammaricano, no? Però a me piace fare invece in questo modo. Io ho messo insieme una redazione, perché da solo non ce la faccio naturalmente ad esaminare tutto il materiale che arriva. Si seleziona, si esamina, si cerca di capire se si può costruire un progetto editoriale vicino a un testo. A proposito di questo, io ho lasciato i miei bigliettini da visita al tavolo che è là fuori, quindi dopo chi avrà piacere di ritirare un bigliettino da visita, perché magari c'è un libro nel cassetto,
mi può chiamare tranquillamente, non essendo una casa editrice a pagamento, non sono uno di quelli che vuole fare affare, no? Che dice se c'è qualcuno che deve stampare qualcosa io sto qui, che assolutamente no. Quindi ci sono i bigliettini da visita, se qualcuno ha un progetto editoriale da proporre, ben disponibile volentieri. Poi naturalmente c'è anche il libro di Riccardo Fuori, mi raccomando, compratelo, perché nelle case editrici di soldi ne girano veramente pochi, quindi se dobbiamo fare degli investimenti... Ritorniamo al discorso che la cultura frutta poco. Se dobbiamo fare degli investimenti a pubblicare... Infatti è seduto vicino al vice sindaco, sì, che più o meno ha detto la stessa cosa. E l'ultima cosa che volevo dire, appunto, è importante fare questa selezione e quindi costruire dei progetti editoriali, e su questo io ci ho legato il nome della casa editrice, Officine Editoriali d'Acleto, perché nelle officine le cose si creano con artigianalità, alcune volte si aggiustano, ci arrivano dei testi che hanno bisogno di un editing, è come stare in officina, devi prendere lo scalpello, devi prendere il martello, aggiustarlo, insomma. Beh, questa è una gran bella cosa, e senz'altro una nota aggiunta a chi vuole appunto scrivere, a chi ha dei sogni nel cassetto che dal punto di vista economico magari non potrebbe... Sono i benvenuti gli autori e le autrici e gli autori esordienti che non riescono a trovare spazio. Cioè, oggi per pubblicare un libro, un'autrice o un autore esordiente ha due possibilità. Uno, affidarsi all'amica Fortuna Sarriva, cioè nel senso tu prendi il tuo scritto, mandi un'email ad una casa editrice, c'è la fortuna che quel giorno, in quel determinato orario, è finita per la redattrice che ti ha letto le prime 5 righe ed è rimasta folgorata. Quindi lì è la dea bendata che gioca un ruolo, è la fortuna. Oppure avere tanti soldi. I soldi non tanto, avere degli amici, come funziona un po' all'italiana. Allora, avere dei santi in paradiso. Avere dei santi in paradiso, che io, come posso, si suol dire. Che io posso chiamare a vabbè, che Cosenza diremmo, chiamo a Maruzzo per dire, no, un nome prima che viene a casa, che lui conosce, che sa, e che quindi ti fa l'aggancio e poi dopo esce fuori questa cosa qua. Questo non va bene. Allora, io volevo farti ancora un'altra domanda. Sì, la scelta di inserire o no delle immagini. Sì. Pensi che l'immagine possa togliere potenza alle parole, ai pensieri, o è dettata da qualche altra intenzione? Allora, io ho pubblicato dei libri dove ci sono degli album fotografici. Le immagini creano dei problemi tecnici sui quali io adesso non voglio, diciamo, tediarmi, però ho pubblicato dei libri con delle immagini create appositamente d'autore per questi testi, degli album fotografici dove praticamente è valsa e valeva la pena. Le immagini sono assolutamente potenti, ma la lettura nella visione moderna noi la dobbiamo vedere come un'esperienza multimediale integrata, perché noi per esempio accompagniamo sempre sistematicamente il libro cartaceo con l'ebook, perché questo ti dà la possibilità magari anche in altri momenti, anche sul computer o sul tablet, di fare l'esperienza della lettura. E adesso stiamo incominciando ad implementare, quindi ad integrare, fare un'esperienza multimediale unica, accompagnare il libro all'audiolibro. Perché quando tu sei alla fila che devi pagare il ticket all'ASL, quando ti stai facendo la tua mezz'oretta di pullman perché ti stai spostando per andare a scuola, per andare a lavoro, eccetera, eccetera, e magari se ti metti le cuffiette e ti ascolti un libro che è esattamente come leggerlo, è una cosa, voglio dire, che incrementa, agevola la lettura. Questa esperienza multimediale può essere una delle chiavi che può incrementare la diffusione della cultura. L'associazione Maschere Volto si candida per diventare voce degli audiolibri. Fantastico. Infatti, su questo noi ci stiamo già lavorando in difesa. Ormai siamo dei fautori. Poi con quella oggi è un'esperienza bellissima. C'è il nome della rosa, cioè che, capito? Io in questi ultimi anni mi mancava il tempo, cioè io me lo sono letto casa ufficio, cioè me lo sono letto, me lo sono ascoltato casa ufficio Caletto Catanzaro, andata e ritorno, cioè in una settimana l'ho apprezzato tantissimo, l'ho apprezzato al punto che poi mi è venuta la curiosità, ma fammi andare a vedere il film. E il libro rigorosamente nella mia biblioteca, il formato cartaceo ci deve essere, perché se io leggo un ebook oppure anche un audiolibro, e io poi dopo comunque
responsabilità. Infatti, è così. Io ad esempio non riesco a prendere in prestito i libri, perché il libro lo devo avere, lo devo possedere. Non li presto perché sono geloso. E non li presto nemmeno. Estremamente geloso. Allora, io ringrazio per questi pensieri, ringrazio tutti per essere intervenuti, l'autore in primis che mi ha dato questa possibilità, la dirigente, l'editore e tutti voi che siete intervenuti. Speriamo di ritrovarci presto con un assoluto ascolto. Per chi vuole, per chi lo desidera. Prossimo appuntamento, chiedo scusa, sarà il 27 con un altro autore e un altro libro da conoscere. E per chi lo desidera oggi potrà avere anche l'autografo e la dedica personale di Riccardo. Peccato che il tempo è finito, se no la dirigente scolastica, mamma mia, parlerei per ore. Cioè, guarda, ma se allora possiamo ricordarci. Sono innamorato Riccardo, ascolta, facciamo che ti invito al caleidoscopio. Oh, ecco, la seconda puntata. Abbiamo la 13ª edizione che sembrava la 40ª porta, cioè, è la 13ª edizione del caleidoscopio. Ti metteremo nel gruppo degli autori. Io non ho diciamo limiti, cioè nel senso che nel caleidoscopio noi abbiamo autori da tutto il mondo, fortunatamente non ci sono limiti. Tu diciamo non, per me noi non sei un autore locale, a me non piace fare questa distinzione. Gli autori sono tali da dovunque vengano. Ci arriva quello da Milano, quello da Torino, quello da Palermo, quello da Lamezia Terme, ad Acleto, perché tu ormai sei esatto, Acleto, esatto. Quindi insomma va benissimo. L'importante è che il messaggio che è nel tuo libro possa poi ricongiungersi al messaggio del caleidoscopio. Quindi ne riparleremo, segnati i punti che ti sono piaciuti perché li recuperiamo tutti. È tutto memorizzato e registrato. Assolutamente. Però aspetta un secondo, visto che nessuno si è alzato e quindi avete piacere di restare, io vorrei parlare, ma brevissimamente, anche di un nuovo progetto. Sta per partire nelle prossime settimane, subito dopo il Salone di Torino che avviene in questi giorni, un progetto che è particolarmente interessante per promuovere la cultura in lingua italiana all'estero. Quindi a breve avremo la possibilità anche di distribuire in tutto il mondo i libri pubblicati in Italia che non hanno, voglio dire, la possibilità di avere un editore, che ne so, in Canada, negli Stati Uniti, nei paesi africani, in tutti i continenti del mondo. Quindi con il famoso print on demand, quindi si sta muovendo al proprio senso, non posso raccontare i dettagli perché sono ancora coperti allo da stato no, sono di coperti proprio da riservatezza prima del, perché questa cosa verrà annunciata al Salone del Libro di Torino. Quindi ci sarà la possibilità anche per un libro pubblicato da una piccolissima, da una micro casa editrice in Calabria, e magari è che non arriva in Canada per problemi, perché se tu il libro lo prendi da qua e lo spedisci costa due volte di più la spedizione. Io e Riccardo vogliamo andare in Cina, abbiamo deciso. Sì, ci facciamo viaggiando volentieri, assolutamente. Perché ci sono anche più lettori. C'è questa possibilità di distribuire. Io faccio Cina. Preferisco la Cina, per tutto Dio, non è che però. Beh, se bisogna spostare. Allora, grazie a tutti e a tutti.